Eccoci a tutti in diretta dal garage per un nuovo video. Oggi vediamo due o tre cosette. Allora, innanzitutto un unboxing di alcune cose che mi sono arrivate. E poi parliamo di altre due o tre robette veloci. Allora, l'unboxing nasce dal fatto che ho un problemino alla moto, cioè la pompa del freno anteriore non frena più, perché mi si è smangiata tutta la guarnizione sotto il tappo. E quindi perde olio, non fa più pressione, è tutto un casino. Per cui è circa un mese che vado via senza usare il freno davanti. Vabbè, comunque come dice Jonathan dell'Isospeed, front brake chopper fake, quindi finché c'è freno dietro si va. E quindi cosa ho fatto? Siccome domani c'è la randagia, che sarebbe un giro organizzato da me e da altri miei amici nei colli veronesi, nei Monti Lessini, volevo mettere la moto a posto in modo da avere anche il freno davanti funzionante, anche perché ci sarà un bel casino, un bel po' di persone, quindi è meglio essere sicuri su queste cose. Allora, la settimana scorsa mi sono deciso finalmente a comprare il kit di revisione della pompa freno. E dove l'ho cercato? L'ho cercato da Iron Café. Iron Café è un negozio online che vende materiale per moto custom, caffè racer, e ha sede a Mantova. È gestito da questo ragazzo che si chiama Franco. Ragazzo, non lo so, però quando si è in moto siamo tutti ragazzi. E mi ha spedito questo pacco. È un pacco un po' grande per tenere un kit di revisione della pompa freno. Per cui andiamo a vedere cosa c'è dentro. Sì, l'ho già aperto, non dovevo farlo, dovevo farlo in diretta, però vabbè. Bigliettino da visita. Dopo sotto comunque vi metto il link al sito Iron Caffè, kit di revisione della pompa, portachiavi di Iron Caffè e, sorpresa sorpresona, una bellissima maglietta del negozio. Non posso indossarla per motivi logistici, come al solito aiutante che dorme. Però ve la faccio vedere, eccola qua. Grafica bellissima, del genere che piace a me, ovviamente biker, quindi dietro non c'è niente, però la stampa davanti è molto bella. Per cui Franco, gentilissimo, che mi ha mandato, oltre al kit, mi ha mandato questi simpatici e bellissimi omaggi, e devo dire una persona gentilissima, preparata, molto molto cordiale e molto molto disponibile, anche perché me l'ha trovato, me l'ha ordinato, me l'ha spedito in tempo record. Ci siamo sentiti la fine della settimana, la settimana scorsa, e nel giro di neanche una settimana mi è arrivato tutto. E avevo fatto delle fotografie della scatola della pompa freno originale, che è della Motorcycle Storehouse, è una replica della Custom Tech, è praticamente uguale, solo che non è Custom Tech originale. E quando avevo fatto le fotografie c'era anche in bella vista il codice di ordinazione della pompa, per cui è riuscito a siamo riusciti a risalire al codice del kit di revisione della pompa, e me l'ha ordinato, gli è arrivato e me l'ha spedito a casa in tempi record, devo dire. Per cui grazie Franco, grazie della disponibilità e grazie della cortesia di avermi mandato anche questi bellissimi omaggi, che sicuramente indosserò. La maglietta e il portachiavi lo metterò assieme alle chiavi della moto. Buono, andiamo avanti con la seconda novità, che è il logo. Come potete vedere qui in basso c'è il mio, non c'è più il simbolo della Harley Davidson, ma c'è un mio nuovo logo. Allora, la scritta Zappolo 85 me l'ha fatta Marco, un mio carissimo amico, che è molto bravo in queste cose, ha un'agenzia pubblicitaria,
e mi ha fatto parecchi lavori. E vi linko anche se lui non vuole, ve lo linko lo stesso qua sotto il suo sito internet. E poi io attorno ci ho messo tutti gli altri disegnetti, il martello, la chiave inglese e il bar and shield dell'Harley Davidson. Alcuni mi hanno detto che è un po' spoglio, che potrei metterci qualcos'altro. Adesso ci sto un po' studiando su per vedere se riesco, perché a dire la verità, sì, c'è un po' troppo bianco in quel logo, lì, magari ci metto qualcosa in più così per renderlo un po' più vivace, vediamo. E questa era la seconda novità della giornata. La terza novità della giornata è questa. Come vedete, sono un po' preso male anche con il mettere la videocamera e non ho luce per farvi vedere bene le cose, perché ho dovuto togliere completamente tutto da questo lato del garage e spostarlo di là, perché qua devo aprire una porta che mi collegherà direttamente con l'interno della casa, che prima dovevo fare il giro sempre da fuori, invece adesso è un po' che ci penso, finalmente mi sono deciso. Qua è tutto un casino, nel senso che ho attaccato via un po' di robe, un po' qua e un po' là, ho ricoperto praticamente una parete con dei pannelli di OBS, che è questo truciolato qua di legno, incollato e pressato assieme, ed è molto comodo perché costa relativamente poco. Diciamo che questi tre pannelli qua li ho pagati sugli 80-90 euro. Fanno 2,25 m per 1,25 m di larghezza, quindi sono abbastanza comodi. Ho ovviamente tolto tutte le mensole, poi ce le ho riattaccate sopra. E ho fatto questo simpatico disegnetto qua dove c'era spazio, dove si vedeva bene, visto che ci ho attaccato sopra le chiavi, dove ho messo il simbolo il teschio dell'Harley Davidson. L'ho stampato, l'ho ritagliato bello grande, l'avevo già fatto qualche anno fa per fare un altro lavoro. L'ho ritrovato in garage in mezzo a varie scartoffie e ho detto ma quasi quasi potrei riutilizzarlo. E ho fatto proprio un bel lavoretto. Ci ho attaccato lo scotch dietro, l'ho appiccicato al muro e dopo con lo spray ci ho verniciato sopra ed è venuto fuori questo lavoretto qua simpatico. Adesso qua è tutto, vedete, tutto un casino e quando avrò fatto la porta sistemerò tutto al meglio e dopodiché riprenderò con i vari lavori che ho in sospeso. Intanto grazie di aver visto il video e io sono, vedete che ho il telefono perché mi serve per vedere quello che sto riprendendo. Telefono dentro il telefono, dentro il telefono, dentro il telefono, bellissimo. Per vedere l'inquadratura perché al momento non con la mia micro videocamera non ho lo schermo e riesco solo a riprendere. Grazie di aver visto il video. Se avete bisogno di pezzi di ricambio affidatevi ad Iron Café, affidatevi a Franco che è una persona competente, ci mette un sacco di passione, molto preparata, gentilissima e molto cordiale. Lo ringrazio per quello che mi ha spedito e fatevi sentire non solo se vi servono pezzi di ricambio, ma anche se avete bisogno di informazioni e di consigli. Come ho detto, è una persona molto preparata sul genere, per cui potrà veramente darvi una mano ed aiutarvi in un sacco di cose. Grazie di aver visto il video di nuovo, ci vediamo alla prossima.